Hai visto qualcosa? Con questa nebbia? Signore, un tronco alla deriva può essere scambiato per un mostro. Forse è quello che ha visto il capitano. Allora quel tronco ha fatto il giro intorno al traghetto per 3 giorni. Continua a cercare. A meno che non si avvicini alla barca, non riuscirò mai a vedere... Oh! Ma che cos'è successo? Ghiaccio! Ma non siamo in inverno! Guarda laggiù! Un iceberg! Aiuto! Aiuto! Robot, allontana quell'iceberg! Mostri marini e iceberg in piena estate! Papà, ho visto qualcosa lassù in cima! Sei sicuro, Cody? Mi è sembrata una persona! Ottima mira, signore. Ma non capisco a che cosa serva buttare via il trasmettitore. Se qualcuno è naufragato su quel blocco di ghiaccio, Danny e Blades possono rintracciarlo. Ecco, ci stiamo avvicinando. A proposito, non sarebbe il caso di volare più in alto? Più in alto? Scusa, ma non è da te. Beh, lo sanno tutti che i mostri marini si divertono a far cadere gli elicotteri che volano bassi. Questa te la sei inventata. Ma potrebbe succedere. Iceberg a dritta, ragazzi! Il trasmettitore di papà. Ma se c'era qualcuno, a quest'ora se n'è andato. Che cos'è? Oh. Blades, schiuma scongelante. Domanda, se non c'è in giro nessuno, perché siamo qui? Dov'è finito il tuo spirito di avventura? Sai, lo lascio sempre alla base. Sembra una sorta di pannello di controllo. Dimmi che non hai premuto un tasto! Oh, oh. Ah! Oh, Blades! Oh. Amico, tutto bene? Di qualcosa! Non premere più tasti a caso! Scusa! Ma che razza di iceberg è questo? Questo non è un iceberg, è una nave ricoperta di ghiaccio. Su, andiamo a vedere. Per l'esplorazione di una nave fantasma ci vuole tutta la squadra. E la marina militare. Io chiamerei anche Optimus Prime. Questo è il giornale di bordo. A quanto pare siamo sulla nave Isolde. Cody, tu informa papà, io vado a vedere se c'è qualcuno a bordo. La nave Isolde? Sì, e direi che sono anni che non ci sale qualcuno. Perché è stata data per dispersa nel 1966. Sai qualcosa di questa storia?
La Isolde veniva usata per trasportare materiale tecnologico. Cos'è successo? Equipaggio e capitano hanno abbandonato la nave a causa dell'instabilità del carico. C'è scritto che il capitano era Zachary Burns. Ehi, ma il bisnonno! Già, lui non ne ha mai parlato. Immagino che fosse molto spaventato. Vi consiglio di rientrare prima che potete. Oh? Oh. Cody, è un ritratto del tuo bisnonno? Non l'ho mai visto, nemmeno in fotografia. Se è lui, a mio padre farebbe piacere avere il quadro. Sai, era molto affezionato al nonno. Ehi, ragazzi! Non ho trovato nessuno a bordo, ma scommetto che è stato quello a congelare tutto quanto. Perché qualcuno avrà dimenticato l'interruttore Swan. Blades! Niente paura, ora ci penso io. Anch'io devo smettere di premere tasti a caso. Riesci a volare? Sì, ci posso provare. Cody, datti una mossa. Il dottor Green dice che in base alle registrazioni del 1966 il carico della Isolde era top secret, ad eccezione di questo, l'espansore sotto zero. Gira le ottiche da un'altra parte, pensa all'estate. C'è scritto che era stato pensato per ripristinare le calotte polari a rischio di scioglimento. Peccato che quell'attrezzatura sia molto pericolosa. È una vera mina vagante. Non possiamo certo rischiare che quell'ordigno finisca nelle mani sbagliate. Io dico di smantellarlo. Quando si parla di maniere forti, voi due andate d'accordo? Non possiamo, è la nave del bisnonno. Sarebbe un vero peccato non recuperare quella nave. Piacerebbe anche a me salvare la vecchia Isolde, ma Itwave e Cade hanno ragione. Forza, si parte. Dobbiamo tornare là sopra! Beh, non tutti. Mi dispiace, ma hai già avuto troppe emozioni per oggi. Ma cavolo! Autobot, hanno bisogno di noi! Oggi è il 25 maggio 1966. Mare mosso. Mi hanno informato che si è rotta una cassa. Il dispositivo contenuto al suo interno si è acceso. Attendo istruzioni dal laboratorio di Griffin Rock. Piena potenza! Energize! Abbiamo 10 minuti, poi la dinamite esploderà. Oh? Ehi, qualcosa si muove sott'acqua! Allarme generale! È lui! Il mostro marino! Resterà coinvolto nell'esplosione. Mancano 2 minuti scarsi. Blades! Per sicurezza, vi consiglio di stare dietro di noi. Fermi! Non è uno squalo!
Capo Burns, lei e la sua squadra di maldestri robot avete sconfinato. Quello è il dottor Morocco. Perfetto, due misteri risolti, quello del mostro e quello dell'uomo sull'iceberg. Non le conviene farsi vedere da queste parti. C'è un mandato d'arresto a suo carico. Sciocchezze, il sindaco chiuderà un occhio non appena gli consegnerò la goletta scomparsa. Che cosa significa che abbiamo sconfinato? Chi trova diventa il proprietario. Vedremo che cosa dirà il tribunale. Fortunatamente ha ragione. Secondo la legge del recupero in mare, chi trova un relitto... Ha il diritto di reclamarne la proprietà. Ho l'autorizzazione firmata dal vostro sindaco. La famosa nave Isolde e tutto quanto si trova a bordo ora appartiene di diritto al sottoscritto. Chiamo subito il sindaco, papà. Dottor Morocco, lei lo sa che quel carico è molto pericoloso. Non ha notato tutto il ghiaccio che produce. La vostra preoccupazione mi riscalda il cuore. Detto questo, vi invito a non interferire con la mia operazione di recupero del relitto. Papà, il sindaco ha confermato. L'Isolde ora appartiene al dottor Morocco. Ok, ragazzi, non possiamo fare niente. Io non ci posso credere. Ultima annotazione. Ricevuto l'ordine dal laboratorio di Griffin Rock di abbandonare la nave. Papà, l'ultima nota del bisnonno è molto chiara. Ogni tentativo di spostare l'espansore potrebbe causare la sua esplosione. Congelando tutto nel raggio di 5 miglia. Per questo il bisnonno non è mai tornato a prenderlo. Il dottor Morocco non mette a rischio solo la sua vita. Cody, guarda se ci sono altre imbarcazioni. Il traghetto! Capitano Shaw deve invertire subito la rotta. A tutti i passeggeri, mantenete la calma e seguite le mie istruzioni. Benvenuti a Griffin Rock. Dottor Morocco deve lasciare subito la nave! Capo Burns, mi sono stancato di questa faccenda. La nave di suo nonno adesso appartiene a me. L'espansore sta per esplodere. Presto, Bot. Accompagna il dottor Morocco fino al suo sottomarino. Sì, agli ordini. No! Lasciami andare! No! Ascolti, capo Burns. Sporgerò denuncia contro di lei. Ha capito? Quest'uomo non rappresenta un grande esempio per la razza umana. Non so se faremo in tempo a metterci in salvo. Modalità veicolo, subito! Ancora un miglio ed è al sicuro. Oh no, di nuovo. Accidenti. Chase. Sto bene, signore, a parte il fatto che sono immobilizzato. Cade, Graham, Danny, riuscite a sentirmi? E dai, i tuoi vapri. Non
dispiace. Io... penso di potermi muovere. No, fermo! Ci siamo mossi. Prova ad aprire il portellone. È bloccato. Aspetta. No, è bloccato. Oh, cavolo. Oh, incredibile. Papà, va tutto bene? Riesci a sentirmi? Presto, Cody. Ho le ottiche congelate. Farà effetto tra qualche secondo. Cody, serve anche a me. Kate sta diventando nervoso. Sei stato in gamba, Cody. Ah, il nostro eroe. Prima o poi sarei uscito comunque. Ci sono danni in città. È tutto ghiacciato fino a riva. Comunque la zona più colpita è questa. Danny, controlla l'espansore, poi andiamo a cercare il dottor Morocco. Quel dispositivo non congelerà più nessuno. Appena sarò in forma, farò i salti di gioia. Morocco è riuscito a scappare. Beh, vuol dire che sta bene. Torniamo a casa oppure aspettiamo che il ghiaccio si sciolga? Non sembra molto spesso. Può darsi che in superficie stia già per sciogliersi. Si scioglie! Io ho visto delle macchine scendere dal traghetto per raggiungere la città. Ce la fate a fermarle? Certo. Autobot, hanno bisogno di noi. Dal ghiaccio. Ragazzi, tutti a bordo! Tranquilli, abbiamo i giubbotti di salvataggio. Questa non me l'aspettavo. Siete al sicuro. Guidate con prudenza. Attenzione al ghiaccio. Qua!
Quello era... Sì. È stato il dottor Morocco a portarci in salvo. Lui ha voluto ripagarci di tutte le sue malefatte. Sapete, pensavo che quell'uomo non avesse una sola molecola di riconoscenza. Molecola di riconoscenza? Dove si trova all'interno del corpo umano? Sarà vicino alla molecola della comicità. Il traghetto è rientrato, ma non c'è traccia della nave Isolde. Tu pensi che l'abbia presa Morocco? Sì, è molto probabile. Speriamo che la tecnologia a bordo sia ormai obsoleta. Cody, che cos'è? Il ritratto appeso nella cabina di comando dell'Isolde. Il nonno Zachary, sì. Ne è passato di tempo dall'ultima volta che ho visto questo volto. Morocco ha ancora qualche speranza. Non ci posso credere. Forse ho trovato l'invenzione del secolo.